Ciao belli, buonasera, sono qui con Guido, da qualche parte apparirà con Guido Carpi che anche stasera ci fa questo regalo, eccolo qua, che ci fa questo regalo e cioè la seconda puntata di questa avventura della gioventù di Lenin. Io ovviamente ti ringrazio tantissimo a nome di tutti, anche se tu hai una responsabilità storica grave e cioè c'è gente che qua pur essendo si allontanati i controlli, invece di andare a fare zozzerie, invece di andare a fare roba, il venerdì sera sta a sentire a te che parli di Lenin. Questo mi sembra molto grave, diciamolo che noi non vogliamo che Come questo accada. finisce il lockdown? Secondo me venerdì sera faranno altro. Ma Lo probabilmente speriamo anch'io farò altro. per. Io forse no, però comunque, insomma, mi auguro che chiunque possa fare altro, senza nulla togliere né a Guido né a Lenin, per carità. E volevo dire soltanto una cosa, perché mi voglio prendere la responsabilità di questo titolo, che tu un po' disapprovavi, perché il titolo della puntata di All'inizio non stasera. avevo capito esattamente. No, ma tu c'hai ragione, perché il titolo di stasera è I balordi della rivoluzione. E giustamente tu dicevi, vabbè, però balordo, no? Una parola un po' anche negativa. Noi utilizziamo questa parola, lo dico anche perché ho visto una compagna che commentava, vabbè, ma perché balordi? Non facciamo niente di male. Per noi ha l'accezione, come dire, più positiva che si possa immaginare, perché i balordi sono quelli spregiudicati, praticoni, che non si perdono in troppe pippe mentali e che quando c'è da fare i fatti li fanno. Quindi per noi è sempre stato un modello positivo quello del balordo. Quindi oggi parliamo di Lenin e di questi balordi di cui si circondava, eppure lui lo era un po' meno degli altri, però un pochetto Certo, balordo. questo mi dà un'idea perché loro avevano, cioè i bolscevichi e prima, insomma, comunque i socialisti, gli attivisti socialisti avevano il termine i pratici, in russo praktiki, che era esattamente la stessa cosa. Forse potrei nella biografia di Lenin tradurre questa parola con i balordi, mettendo una nota. Dicendo Sta che è una cosa spiegando. attualizzante, perché effettivamente anch'io che non lo sapevo, per me balordo vuol dire fondamentalmente coglione, insomma, e quindi dicevo, ma perché? Cioè, era gente tutt'altro che, anzi, ero molto No, questo sbalordito. si capisce solo dentro le mura dell'OPG, però questa accezione del termine è utilizzata neanche a Napoli, solo dentro le mura dell'OPG, Bene, neanche. da questo momento in poi si sentirà anche oltre, almeno spero, insomma, vedremo. D'altra parte, la lingua italiana bisogna pure ogni tanto donare qualcosa. Ne Allora, io vi faccio lascio a parte? Guido. Come sempre, raccolgo i commenti e aggiungo soltanto due cose belle che ho letto su Facebook oggi. La prima, ce li immaginiamo rivoluzionari, freddi, tristi, borbottoni, noiosi, soltanto animati da spirito di sacrificio, invece vedremo che c'era anche tanto altro. E la seconda, che questa storia è bella, forse la più bella che si possa immaginare, anche perché è tutto vero, quindi è meglio ancora di una fiction o di un film. Detto questo, io raccolgo i commenti, vi lascio in buone mani e ci vediamo più tardi. Grazie ancora. Grazie a te Viola. D'altra parte è facile fomentare, citare i compagni parlando del 1917, della rivoluzione, del bolscevismo trionfante, ma in realtà quello che è successo nel 17 viene da dopo decenni di preparazione caparbia, di sconfitte, di atrocità e sempre ricominciando. Io ne ero rimasto la volta scorsa a quando Lenin comincia a organizzare i primi circoli operai nella Pietroburgo di metà anni 90 dell'Ottocento, praticamente il periodo del Libro Cuore, solo che questa è non somiglia affatto ai personaggi del Libro Cuore. La formazione dei quadri rivoluzionari, degli attivisti, comincia da lontano e segue tante tappe che naturalmente nessuno di quelli che la stavano praticando conosceva all'inizio, soprattutto poi in un periodo. Erano tutti ragazzini, ma lo stesso Lenin lo era. Quando si immerge nella massa del proletariato di fabbrica,
cercando di trovare un linguaggio comune, perché bisogna, se bisogna creare un attivista, questo attivista deve essere fatto di tante cose, deve venire da tante esperienze. Una sicuramente è quella del proletariato di fabbrica, che i marxisti di quel periodo mettevano al centro sicuramente, ma c'erano anche tante altre cose, gli attivisti rivoluzionari precedenti, gli intelligent, ossia il giovane proletariato intellettuale, quelli che oggi sarebbero gli sfigati universitari, che comunque non vivono meglio di un proletario e che hanno però un'esperienza di vita diversa. Lenin fin da subito si immerge nel mondo operaio di Pietroburgo, che aveva la caratteristica positiva dal suo punto di vista di essere molto compatto, per insegnare, certo per portare la dottrina marxista, ma anche per capire. È un mondo peraltro nel suo interno molto diversificato, perché sono masse analfabete di operai che sono appena arrivati dalla campagna. C'è già un nucleo di proletari che noi potremmo chiamare, anche se non è bella come termine, un'aristocrazia operaia, che ha già sviluppato una coscienza di sé, che tra l'altro ha anche capacità abbastanza versatili, matematiche, tecniche, una cultura generale discreta, e che sente molto forte il divario fra come si sente, da come si sente in grado di costruire la propria vita e di come le circostanze esterne impongano che essa sia. Due cose molto diverse. Lenin ci si infila, entra in questo coacervo di scuole serali, domenicali, spesso fondate dagli stessi imprenditori, che la pensavano un po' come nel libro cuore, no? Istruiamo l'operaio, invece di essere un cattivo, una cattiva canaglia rivoluzionaria come Franti nel libro cuore, diventerà un bravo patriota. Le cose non andavano proprio in quel modo. C'è da dire, tra l'altro, che all'inizio nelle fabbriche, ma stiamo parlando di fabbriche molto concentrate con decine e decine di migliaia di operai, i marxisti, con Lenin tra loro, si scontravano con gli attivisti populisti. Vi ricordate, ne abbiamo parlato anche una volta scorsa, una mentalità socialista totalmente diversa, per andare a caccia di quello che uno di questi operai, tanti anni dopo scriverà, ci sentivamo come della selvaggina cacciata da due lati. Però i marxisti vincono quasi subito. Perché? Perché i populisti venivano da una tradizione nobile, però legata all'idea del sacrificio eroico, della piena abnegazione individuale, questi terroristi che andavano al martirio, e capiscono poco le rivendicazioni materiali dell'operaio massa. Guardavano l'operaio e dicevano: ma questo vuole, cioè guadagna un rublo e ne vuole tre, ma che razza di rivoluzionario può essere? Non capivano come si può incidere nella mentalità di una persona, dell'operaio massa che lavora. C'è da dire che l'idillio fra l'intelligenza marxista e la classe operaia non è che matura subito. Per esempio, ci sono testimonianze di attivisti di quel tempo che, per non essersi tolti il berretto passando davanti a una chiesa, sono stati picchiati dagli operai, e dicono: e meno male che non avevano, io ero vestito da operaio, se avessero capito che non ero un operaio magari mi ammazzavano. E tra l'altro gli operai, di fronte a questi ragazzi colti, non ricchi assolutamente, però di un'altra cultura, spesso avevano un atteggiamento un po' ironico. Per esempio, quando arrivava l'estate, cominciavano le vacanze estive, e l'operaio di fabbrica diceva: eh sì, gli studenti se ne vanno in vacanza, la rivoluzione si disperde per le case di villeggiatura. In realtà questi studenti tornavano a casa magari per aiutare i genitori nei lavori dei campi, così. Però per l'operaio fabbrica c'era un po' questo aspetto
po' così, erano due gruppi che inizialmente si guardavano entrambi un po' dall'alto in basso, però col tempo comincia un qualcosa che, per esempio, uno di loro, uno di questi operai, che sarà un collaboratore fondamentale di Lenin, Ivan Babushkin. Lenin a un certo punto gli dirà: scrivi una tua biografia, scrivila, perché la gente deve sapere. Era uno degli operai che poi farà il cammino forse più consapevole di sé. Le sue memorie sono tradotte, tra l'altro, dalle edizioni di Lotta Comunista, per chi le vuole leggere, purtroppo in edizione tradotta con le censure staliniane, ma insomma, comunque in italiano si può leggere. Dice Babushkin: io ero un ragazzino, operaio, arrivavano questi studenti, chiacchieravamo, quando li arrestavano a me dispiaceva, perché mi sentivo un po' lasciato da solo, e allora ho cominciato a fare da me, ho capito che non potevo sempre aspettare che venisse qualcuno da fuori a dirmi cosa dovevo pensare, come dovevo ragionare. Avevo imparato delle cose, ho cominciato a fare da me. Ed ecco che nella seconda metà degli anni 90 si crea un gruppo, ma stiamo parlando della Russia zarista, un posto dove per molto meno ti mandavano in Siberia. Comincia a crearsi un nucleo di attivisti operai ormai esperti anche nelle tattiche diversive contro i gendarmi, che loro chiamavano gli arcangeli, che erano capaci di condurre la lotta politica allo stesso livello di quegli studenti che arrivavano, ma oggi c'erano, domani non c'erano, chi andava in vacanza, chi andava in Siberia, insomma, l'operaio invece è sempre lì. Cominciano a fare da soli. Io ho citato Ivan Babushkin, volevo dire qualche parola su questo personaggio di cui probabilmente molti di voi non sanno niente, perché è morto da eroe nella rivoluzione del 1905, andando a prendere un carico di armi, venne intercettato dall'esercito, fucilato e buttato in una fossa comune. Un'infanzia dura, di orfano, lavori occasionali, accattonaggio, e a un certo punto entra in questo circuito delle scuole domenicali, e lo ricorda tra l'altro la moglie di Lenin, Nadezhda Krupskaya, che era una maestrina di queste scuole domenicali. Se lo ricorda come un ragazzo proprio che sembra uscito dal libro cuore, ma un libro cuore rivoluzionario. E un giorno, mentre imparava a leggere e a scrivere, Babushkin scrive sulla lavagna: nella nostra officina presto ci sarà sciopero. E la maestra gli dice: non devi scrivere queste cose alla lavagna, se vuoi essere un rivoluzionario, non fare il fanfarone. Bisogna sapersi dominare, perché sennò poi arrivano le guardie e ti si bevono, come si dice. Babushkin poi diventerà un modello per tutti gli operai, prima socialisti, poi bolscevichi. Era uno che curava il vestiario, l'igiene. Arriverà a Londra nel 1902, dopo un'evasione rocambolesca. Di evasione oggi parleremo, e tra l'altro ci arriverà nella Londra 2, i capelli per nascondersi, poi si erano stinti e ci arrivò con i capelli color lampone, come una specie di punk a Londra nel 1902. E la prima cosa che vede è che i bolscevichi intellettuali che stanno lì tengono le loro stanze tenute malissimo, e commenta: dove c'è l'intellettuale regna sempre il disordine. L'intellettuale non può stare senza una persona di servizio, perché non sa fare pulizia, pulisce tutto, insegnagli a questi intellettuali bolscevichi a tenere pulito il posto dove vivono. Poi va a vedere i congressi delle trade unions, non capisce una parola naturalmente, però vede che però questi operai inglesi come si sanno organizzare, introietta questa idea dell'organizzazione e comincia a scrivere la propria biografia, che ha delle pagine veramente che sembrano uscite proprio da degli scritti di Lovecraft, con questi abissi oscuri, con subumani tenuti inchiodati al lavoro per 60 ore consecutive. Infatti dicevano: noi in un mese abbiamo più giornate di quante ce ne ha Dio, senza diritto, senza niente.
Tra l'altro, che si possono sfogare soltanto bevendo vodka. E tra l'altro, c'è da dire che l'alcol era venduto direttamente dal monopolio governativo zarista a bassissimo costo, un po' per fare cassa a spese dei poveracci, un po' per abbrutirli, per evitare che rompessero i coglioni. E date le cose che sono successe negli ultimi giorni, ogni analogia col ruolo delle droghe pesanti e di come alcuni compagni, giustamente, abbiano intrapreso azioni energiche per evitare che inquinino il mondo dell'antagonismo, naturalmente totalmente casuale. Come emerge Lenin, che a quei tempi si chiamava ancora Ulianov, dai ricordi di Babushkin, emerge come un tipo anche un po' buffo, ve lo prendevano anche un po' in giro, dicevano, lo chiamavano il calvo, dicevano per il troppo cervello gli sono cascati i capelli, però si capisce cosa cercava già il giovane Lenin di fare, che certo insegnare, però soprattutto c'era anche un aspetto politico-pedagogico, ossia stimolare conversazioni, sollevare obiezioni, capire meglio l'operaio, il suo mondo, i suoi alunni che si fidavano di lui si trasformano anche in ricognitori sul campo, perché il problema non è solo dell'operaio di non sapere, per esempio, leggere e scrivere, di non conoscere Marx, il problema è anche dell'intellettuale rivoluzionario di non sapere un cazzo di cosa succede nelle fabbriche. E Lenin stabilisce un'alleanza con i suoi alunni e li utilizza, cioè, come ricognitori sul campo. Comincia a dispiegarsi questa capacità totale di Lenin di penetrare nei luoghi più reconditi del conflitto sociale, forgiando quegli attivisti che in quel mondo vivono e che solo loro possono fare da interfaccia con quelle situazioni, di cui altrimenti non sapresti nulla e su cui non potresti incidere. Ecco come nasce il militante, organicamente, dalle situazioni di conflitto, di sfruttamento. Quindi pedagogia sì, ma anche imparare da chi in quelle situazioni vive. Poi a metà degli anni 90 si stufano anche di fare questi circoli, vogliono che questi operai vogliono cominciare anche a intraprendere una lotta attiva. E cominciano a organizzare scioperi. All'inizio il padronato e la polizia zarista sono prese in contropiede, non sanno come reagire, si ottengono degli obiettivi, ma poi subito comincia la repressione, da cui poi vengono tutti arrestati. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, Lenin, che finisce per 3 anni in Siberia, eccetera. Col libro di cui abbiamo detto, Lo sviluppo del capitalismo in Russia, eccetera, sta nascendo una nuova figura di militante, una sorta di centauro che per metà è intelligente, per metà è operaio, può venire da un ambiente o dall'altro. Guardate che non è che gli intelligenti erano ricchi di famiglia, potevano essere miserabili quasi quanto l'operaio, erano semplicemente due poli diversi della stessa società, entrano in simbiosi, si scambiano esperienze, sono entrambi di superare un militante che è in grado di superare i limiti di entrambi i cromosomi. Da una parte non è più individualista e velleitario come era il vecchio attivista Narodnik, populista di estrazione colta, diciamo, che poteva andare alla morte, al martirio, tirando le bombe, ma non aveva nessun legame col mondo del lavoro. Dall'altra, però, questo nuovo militante ha una capacità di trasporre le contraddizioni economiche che conosce perché lavora, perché è un operaio, su un piano politico, una cosa che la maggioranza dei suoi compagni operai ancora non sa fare. Ecco come nasce questo nuovo militante, che poi quando nascerà la rivista, il giornale Iskra, sarà
sarà l'iscrista, la figura dell'iscrista, da cui nasceranno poi sia i bolscevichi che i menscevichi, perché in questo periodo ancora non ci sono differenze fra i due. E come tipologia umana, in realtà non c'è una grande differenza. Si tratta poi di scelte politiche che avranno delle ricadute in seguito, ma non perché ci fossero i buoni e i cattivi, semplicemente le cose sono andate in un certo modo e hanno imposto a questi militanti delle scelte che inizialmente nessuno di loro pensava di compiere. Come sono questi militanti, questi centauri iscristi di cui ho parlato? A leggere le loro memorie, o per esempio c'è un'immensa serie di lettere, tutte le lettere che la Krupskaya, ancora prima del secondo congresso del 1903, la divisione fra bolscevichi e menscevichi, lei che era una specie di formichina proprio che teneva insieme tutti i legami di questa gente che lavorava sul territorio, no? I balordi della rivoluzione, i pratici. Ci sono alcuni testoni, alcuni cervelloni che elaborano teorie. E ci sono poi, c'è una miriade di pratici. Questa è la cosa che probabilmente finora non si è mai data. Noi quando leggiamo Lenin lo vediamo sempre che dialoga con altri professori, con dei professoroni, le vecchie barbe, si dicono delle cose. E noi non capiamo perché dietro Lenin c'era un esercito di formichine, di pratici della rivoluzione, di balordi. Come sono di questi centauri? Come sono? Sono buffi, sono pasticcioni, sono ragazzi giovani. Alcuni avevano 16 anni, 18, 20, venivano dal bancone di fabbrica, dagli studi. Buffi, pasticcioni, sempre incondizionatamente dediti alla propria missione. Si è creata veramente una lega indistruttibile. Peraltro non sembrano eroi da eternare nel granito. A me ricordano molto la compagnia di Frodo Baggins, sembra veramente la compagnia dell'anello. Probabilmente è per questo che nel successivo periodo sovietico gli agenti del giornale e anche i bolscevichi successivi degli anni zero non si sono mai trasformati in eroi popolari nella letteratura, nel cinema, tranne alcune eccezioni, a differenza degli eroi della guerra civile, della seconda guerra mondiale. Sono troppo poco solenni, troppo comuni. Chi sono? Sono studentesse, medici, maestrine, operai, ingegneri alle prime armi, che decidono di mollare il proprio, come diceva una canzone che io ricordo dalla mia gioventù, mollare il proprio onesto stare a galla, mollare la facoltà, il bancone di fabbrica, l'ufficio, l'ambulatorio, per caricarsi sulle spalle la letteratura illegale, gettarsi in un gioco del tutto impari con i segugi dello zarismo, più che esperti a cacciare il nichilist. Come lavorava questa gente? Vedete che oggi noi di Lenin parleremo, sì, ma parleremo soprattutto di loro, di quelli che hanno fatto il movimento rivoluzionario e vedevano Lenin il loro punto di riferimento. Non tutti, molti quelli che diventeranno menscevichi lo considereranno poi un avversario, ma a questo punto ancora non ci interessa. Prima cosa, l'anonimato. Bisogna scegliersi un nome di battaglia. Nomi di battaglia che, tra l'altro, siccome erano tutti dei giovani cazzoni, davano origine spesso a delle schermaglie molto allegre. C'era una ragazzina di famiglia ebraica molto modesta che veniva chiamata Bestia. Lenin l'apostrofava la cara bestiolina. Se la portavano sempre in giro quando andavano a fare trekking sulle montagne della Svizzera. Però nelle lettere che a lei indirizzate, la Krupskaya sostituiva sempre, cancellava bestiolina e scriveva Falco, perché diceva, se no si offende, bestiolina. Altri nomi di battaglia erano, ma con le cose più incredibili, tipo embrione, zoccolo,
cuoco, giacchetta, Pinco Pallino, vagabondo, musicista, talmudista. C'era uno che si chiamava il Bellone, in russo, Krasaviets, potrebbe essere tradotto con il gran figo, che era un attivista, tra l'altro poi menscevico, di cui poi una compagna che lo incontrò per trasmettere dei materiali scrisse poi alla Krupskaya, proprio il referee sul loro incontro, e aggiunse tra parentesi, a me personalmente non è sembrato sto gran bellone, ma insomma, e poi ancora altri nomi, Satana, il chimico, il rosso, il santo, la mimosa, l'orso. L'orso era la sorella di Lenin, Maria Ulianova. Il Karl Marx degli Urali, che era un minatore degli Urali con una criniera, un barbone bello fluente, oppure alle antipodi proprio il Socrate, un anziano operaio che aveva il cranio liscio come una boccia. Attenzione, perché comunque era un gioco molto molto serio, come ricorda per esempio la figlia di un avvocato molto benestante, tra l'altro un critico musicale, un personaggione. La figlia si era data al gioco rivoluzionario e dice: attenti, perché una tra l'altro tutta ad un pezzo, veramente, dice: le nostre qualità erano seguenti: precisione, perché il minimo ritardo all'incontro con un compagno costringe quest'ultimo a starsene lì in bella vista sotto gli occhi dei gendarmi, dei portinai, dei palazzi. I portinai erano quasi tutti informatori della polizia e lo possono beccare se tu ritardi. Secondo, spirito di osservazione, da tenere sempre in esercizio. Continuamente i compagni si chiedevano a sorpresa l'uno all'altro, dicevo: chiudi gli occhi e dimmi dettagliatamente tutti gli oggetti presenti nella stanza. Terza cosa, sembra una specie di bushido rivoluzionario, no? Autocontrollo, soprattutto per quanto riguarda l'espressione del viso, la mimica facciale, che non deve tradire mai nessuna emozione. La minima distrazione poteva costarti cara. Per esempio, uno di questi, il famoso Bellone, viene beccato a un certo punto perché aveva ricamato sul fazzoletto delle iniziali che non corrispondevano a quelle sul suo passaporto. E viene mandato alla prigione di Kiev, famigerata, dove attuerà poi una famosa evasione di cui ancora oggi parleremo. Poi la memoria, bisogna imparare a memoria indirizzi e parole d'ordine. Ci sono delle pagine molto divertenti di una compagna che dice: ricordo che eravamo come delle ragazze del ginnasio che camminavamo da un angolo all'altro con una sua amica e compagna, a un angolo all'altro della stanza, e cercavamo di ficcarci in testa le parole d'ordine. Siamo le farfalle della primavera avventura, siamo le farfalle della primavera avventura. O quell'altra parola d'ordine: mi mandano a voi gli uccelli canori, mi mandano a voi gli uccelli canori, o qualcosa del genere. Tra l'altro sono tutte persone che vivranno esperienze che li forgeranno non poco. Questa stessa ragazza che saltellava con la sua amica, ridendosi a macchinetta parole d'ordine, dopo un po', durante la rivoluzione del 1905, sarà la segretaria del partito di un'importante città operaia e affrontava da sola le bande di delinquenti locali e i picchiatori filozaristi col coraggio che ci mette Walter White a tener testa ai cocaleros colombiani. Tra l'altro, visto che ho citato Walter White, esattamente come lui, gli iscritti si ingegnano un poco per far circolare il proprio materiale. E anche quello non è facile, perché inizialmente si procurano dei bagagli col doppio fondo da imbottire di riviste, però siccome sono tutte valigie dello stesso modello, i gendarmi mangiano la foglia e cominciano ad arrestarli. Allora si inventano le corazze, che erano imbracature ben strette sotto i vestiti, dove si potevano infilare anche 200-300 copie del giornale. Le donne ne portavano fino a 400, perché anche si mettevano anche sotto la gonna un'ulteriore corazza. Immaginate cosa doveva essere passare 5 giorni di fila, magari d'estate, sotto il sole a picco, con queste corazze.
Poi c'erano anche altri sistemi, per esempio nel Caucaso c'è un personaggio di cui parleremo ancora, che è Leonid Krasin, un ingegnere chimico e tante altre cose, sarà poi una specie di 007 bolscevico, che si era fatto il suo confino di 3 anni anche lui in Siberia, ma che poi si è fatto assumere, essendo un ingegnere molto bravo, alla centrale idroelettrica presso Baku, proprio nel Caucaso. Naturalmente ha subito fatto assumere tutti i membri del comitato centrale della città. Praticamente la centrale idroelettrica diventa il centro da cui comincia tutto un fiorente trasporto di materiale a stampa. Lo portano attraverso la Persia, lo portano in Persia a dorso di cavallo. Infatti, venivano tutti chiamati i cavalli. E il principale attivista, che era lo statistico della centrale elettrica, era quello che si occupava proprio di questa cosa. Era chiamato il Ronzino. Che poi tra l'altro diventerà menscevico, ma come vedete, in questo periodo non c'è particolare differenza. C'è poi il problema della raccolta dei fondi, dove anche si distingue Krasin, che definiva se stesso un cacciatore di farfalle commerciali pronte a volare sul fuoco bolscevico. Era specializzato nel spremere quattrini ai ricconi della zona. Lui naturalmente era insospettabile, perché era l'ingegnere capo della centrale idroelettrica, vestito benissimo, molto bello, con maniere forbite, e organizzava serate di beneficenza presso i petrolieri di Baku, cioè, che era un luogo, una centrale petrolifera, spesso si riunivano a casa del commissario di polizia di Baku, dove invitavano attori famosi, tra cui un'attrice molto famosa dell'epoca, che venne poi dopo ripulita da Krasin di tutti i soldi che aveva guadagnato nel corso della serata. Diciamo che comunque la vita media attiva dell'attivista iscrista non dura molto, perché comunque i gendarmi non dormivano, c'è un continuo ricambio. Come funziona il sistema? Si produce il giornale in Occidente, Monaco all'inizio, poi dopo a Londra e poi dopo in Svizzera. Di lì vengono mandate le copie a prestanome residenti in paesi vicino all'impero russo, che le consegnano a dei passatori, il cui compito consiste nel trasporto del materiale oltre frontiera, in genere mettendosi d'accordo per tragitti segreti, si mettono d'accordo con contrabbandieri, corrompendo le guardie, e arrivati al primo centro abitato oltre confine nell'impero russo, subito si passa tutto a un agente detto, tra virgolette, interno, che le smisterà oltre. Naturalmente il fatto di dover avere a che fare con delinquenti abituali per il passaggio alla frontiera crea un sacco di problemi. Spesso questi delinquenti fregano i passatori, li fanno aspettare, gli chiedono soldi. Comunque, il momento più rischioso è quello della presa in consegna in territorio russo, perché lì i gendarmi non dormono. E come racconta il futuro, tra l'altro, ministro degli esteri sovietico Maxim Litvinov, detto il paparino, dice: da ogni incrocio di zona vicino al confine c'erano guardie che ci potevano arrestare. Non è da tutti, è un momento anche di forgiatura proprio questi attivisti. Ci vuole una capacità di gestire eccezionale di gestire lo stress, la paura. Molti sono impazziti nel frattempo, sono finiti nevrotici, non ce l'hanno fatta. C'era un compagno che si era convinto in modo maniacale che lo zarismo fosse caduto, andava a dire a tutti i compagni: ma bisogna mettere
su un governo provvisorio, se no ci sarà l'anarchia, un altro che leggeva le carte, faceva i tarocchi per capire se c'erano dei provocatori, insomma, era un gioco molto pericoloso. C'era anche chi con le guardie sapeva giocare ad armi pari, e qui possiamo parlare del 1902, ossia l'anno delle evasioni, la più importante delle quali parte dalla prigione di massima sicurezza, insomma in realtà da quello che si capisce non è che fosse proprio il massimo di sicurezza, dove vengono chiusi tutti i membri dell'organizzazione socialdemocratica di Kiev, guidata proprio da Litvinov. Vengono tutti chiusi in questa prigione. Col passare dei mesi, nel 1902, si aggiungono altri attivisti presi un po' dappertutto, fra cui c'è anche il Ronzino, il famoso Ronzino, quello che passava attraverso la Persia, e soprattutto c'è il politico Corvo Nero. Corvo Nero, che in realtà si chiamava Nikolai Bauman, ho messo su Facebook la foto di un attore che l'ho in persona in realtà, però abbastanza somigliante, che è uno degli attivisti più energici e carismatici, poi diventerà bolscevico. Nikolai Bauman, Corvo Nero, stava viaggiando e lui era un agente interno, accortosi di essere pedinato, si butta giù dal treno ma si azzoppa, quindi poi lo prendono, cioè cerca aiuto, infreddolito, ammaccato, ma poi viene tradito, lo riconsegnano e finisce anche lui nella prigione di Kiev. In tutto sono 11 giovanotti che si amalgamano velocemente, discutono sia futuri menscevichi che futuri bolscevichi, leggono, si esercitano in esercizi acrobatici, gare di destrezza che in realtà sono finalizzate poi a alla fuga. In seguito pare uscito da 1997, Fuga da New York, tra l'altro vedrei molto bene Corvo Nero come Jena Plisken, e dato che un'evasione diurna è da escludersi, il gruppo inizialmente progetta di aggredire le guardie durante la messa pasquale e poi fuggire, però uno dei compagni si sloga una caviglia e tutti aspettano naturalmente di fuggire insieme, che il compagno guarisca. Il piano B viene ordito con cura, cominciano a organizzarsi, c'è una detta penitenziaria che si invaghisce di un recluso particolarmente avvenente e fa passare un po' di roba, si fanno inviare passaporti, soldi, la classica torta farcita con dentro una corda e un rampino, e una bottiglia di vodka drogata. Poi lamentandosi, insomma, è Ferragosto, lamentandosi del caldo, ottengono di poter godere dell'ora d'aria al calar del buio per non dover stare sotto il solleone. E la sera convenuta, 18 agosto, narcotizzano i secondini con abbondanti libagioni, si gettano sulla guardia che presidia le mura, Corvo Nero gli tira un cazzotto al mento e lo stende, mentre i compagni reclusi, rimasti in cella, intonano un canto corale per coprire eventuali grida d'aiuto, e tra sirene e fischi di pallottole si issano col rampino e si buttano dall'altra parte facendo perdere le proprie tracce. Poi dopo qualche settimana si ritrovano tutti in Svizzera e da un ristorantino alle cascate del Reno invieranno al capo della prigione un telegramma di saluti. Vedete che è da questa figura di militante che Lenin comincia a elaborare il proprio che fare, questo testo che noi leggiamo oggi senza conoscere tutto questo retroterra, e che noi leggiamo come vademecum, che è tante cose il che fare, è un vademecum per aderire a questa nuova startup leniniana, no? Il nuovo partito da fondare, e che è un libro ambiguo, che letto in modo superficiale sembra una sorta di posologia molto disadorna, che spiega cosa appunto che cosa fare. Condurre prima le lotte economiche o prima politicizzare il proletariato? Prima politicizzare,
Battersi per ottenere condizioni contrattuali migliori o battersi per distruggere il sistema? Distruggere. Un partito di rivoluzionari di professione a ranghi serrati o un movimento più ampio di simpatizzanti, professionisti della rivoluzione? Democrazia e inclusione o gerarchia e cospirazione? Gerarchia e cospirazione. Gli operai possono sviluppare da soli una coscienza politica generale oppure sono in grado di sviluppare solo una coscienza sindacale da soli? La coscienza politica può arrivare solo dall'esterno. Così è come molti leggono il che fare. In realtà, da quello che abbiamo detto fino adesso, si capisce che non è così. Quando Lenin nel che fare parla di una coscienza politica che può arrivare agli operai solo dall'esterno, non intende l'esterno come una falange di propagandisti, perché già nel 1902 vedete quante cose sono successe. L'esterno da cui questa coscienza deve arrivare è tutta un'altra cosa, vuol dire l'esterno rispetto ai rapporti economici immediati, è un orizzonte esterno che l'operaio, noi oggi diremo lo lavoratore sfruttato, si conquista attraverso una serie di lotte, prima economiche e poi le cavalca come una specie di surfer, sempre più esperto, sopra le onde, onda dopo onda, e alla fine attiva arriva al di sopra delle onde, delle lotte economiche, a vedere tutto un complesso sociale che va in qualche modo dominato, sul quale bisogna agire per cambiare l'intera società. Fin dal che fare, Lenin, e questa è una cosa che dirà, non si stancherà di dire, però è una cosa che effettivamente spesso non si capisce, fino agli ultimi scritti, per esempio l'estremismo, malattia infantile del comunismo, già dopo la rivoluzione d'ottobre, si sforza Lenin di dire che l'esterno, questo esterno da cui arriva la coscienza, non è un che cosa, non è un chi, ma è un come. È uno esterno rispetto ai rapporti economici immediati, rispetto al datore di lavoro e forza lavoro, e la capacità di ricollegare nella pratica il particolare, il generale, la tattica, la strategia, i problemi economici, i problemi politici. Una politica che diventa organizzazione, soprattutto risulta come organizzazione in nome dell'egemonia. Lenin lo capisce fin da adesso, probabilmente lo sapeva anche prima, che organizzazione, consapevolezza e lotta non sono momenti separati né posti in successione temporale, ma sono facce di un medesimo processo che con l'organizzazione, che è il momento come di mediazione, il momento medio fra consapevolezza e lotta immediata. E poi un'altra cosa, un soggetto rivoluzionario a priori non esiste, è un soggetto che va costruito attivamente, piano piano, in condizioni storiche che si danno volta per volta. E questo spiega anche questa centralità del momento politico, dell'organizzazione, che porta poi a quello che succede nel luglio-agosto del 1903 al secondo congresso del Partito Socialdemocratico. Queste sono cose che è inutile che io racconti nei dettagli, che è uno scontro che porta poi alla nascita proprio di bolscevichi e menscevichi intorno alla definizione di militanza. Lenin dice: membro del partito è chiunque ne fa parte in modo attivo, come membro di una delle sue organizzazioni. Mentre i menscevichi pensano che militante basta che presti al partito un contributo anche più generico. Sono due scelte organizzative che seguono una propria logica intrinseca e generano poi effetti a catena. Io tra l'altro non è che sto prendendo posizione, perché ho un grandissimo rispetto per i militanti menscevichi, alcune donne, tra l'altro Concordia Zakharova, che era stata una,
una grandissima attivista dell'Iskra, vivrà praticamente tutta la sua vita nel periodo sovietico sempre incarcerato al confino in nome dei propri ideali menscevichi, e agli aguzzini stalinisti che la interrogavano diceva: io non ho mentito, non ho confessato reati veri ai gendarmi zaristi e volete che i confessi a voi dei reati falsi, ma andate a fare in culo. Quindi insomma, sui menscevichi io ci andrei piano. Sono però due concezioni diverse di militanza, e che portano a scelte diverse, perché è chiaro che se tu sei per una militanza diffusa, interclassista, è chiaro che poi andrai quando arriverà, per esempio, la rivoluzione del 1905, andrai a un accordo strategico con i raggruppamenti non socialisti, che però dal tuo punto di vista si pongono obiettivi parzialmente comuni con quelli tuoi, anche perché da bravi marxisti tutti si pongono, partono dall'assunto che la rivoluzione debba attraversare una prima fase borghese. Invece, se tu parti dalla definizione di militanza bolscevica, quindi rivoluzionario di professione, pensi che vedi l'intero complesso dei movimenti sociali in modo concentrico, e quindi non puoi non ritenerti alternativo ai movimenti liberali borghesi. Ti scegli gli alleati di classe, non di etichetta politica, di classe, volta per volta nelle circostanze concrete, perché Lenin comunque l'ha sempre detto: noi non siamo, no, non vogliamo fare da soli, noi siamo il nucleo del movimento rivoluzionario, volta per volta ci scegliamo gli alleati. Sono due concezioni chiaramente completamente diverse. Comincia di lì a poco la prima rivoluzione russa. Lenin la affronta sviluppando ulteriormente le proprie capacità analitiche e organizzative. Intanto lui comincia da un principio metodologico generale. Attenzione, è cominciata questa rivoluzione, non l'abbiamo scatenata noi, la rivoluzione che inizia nel gennaio del 5 non l'hanno scatenata questi partiti inizialmente molto marginali. Attenzione, perché è necessario capire bene il senso sociale del rivolgimento politico che noi ci apprestiamo a compiere, perché non c'è errore più grande, dice Lenin in questo periodo, non c'è errore più grande per un movimento politico di operare una frattura rivoluzionaria senza sapere esattamente in nome di quale classe o di quale blocco sociale si sta oggettivamente agendo, a prescindere dalle intenzioni soggettive. E guai se, come peraltro è accaduto a fior fiore di rivoluzionari, dice Lenin, i due parametri non collimano, perché tu starai operando per qualcuno che non sono quelli per cui vorresti operare. Quindi, dato che una transizione immediata al socialismo non si può fare, Lenin comincia a pensare a delle possibili alleanze, cosa che lui vede nei contadini. Marx diceva che la rivoluzione deve iniziare come rivoluzione borghese e diventare poi rivoluzione proletaria socialista. Benissimo, i menscevichi vedono gli alleati borghesi nella grande borghesia delle professioni liberali, gli avvocati democratici, eccetera. Per noi i borghesi sono i contadini. Contadino non è un proletario, contadino è un piccolo proprietario, quindi un piccolo borghese. Benissimo, piccolo borghese, in questo momento il suo problema è uscire dalla fame, è uscire dalla fame di terre, dall'oppressione, da questo sistema che lo schiaccia. Quindi noi ci possiamo alleare. Seconda cosa, e questa è meno nota, Lenin viene in genere dipinto come un settario, sempre e comunque. Lui nel 1905 preme sui suoi compagni dicendo: attenzione, dobbiamo svilupparci un partito legale di massa, perché la falange di rivoluzionari di professione aveva un senso finché
c'era lo zarismo trionfante. Adesso noi dobbiamo rompere con col dogmatismo del che fare. Lui stesso è il primo che cambia linea rispetto a quello che aveva detto nel che fare, quando nel 1905 si crea la possibilità di creare sezioni semilegali. Dice: puntate sui giovani, reclutateli, mandateli avanti, non li indottrinate, create 5-10 sottocomitati giovanili, diteli di pubblicare manifesti, scriveranno cazzate, va bene, noi li correggeremo senza offenderli, meglio che stiano con noi, magari sparando anche cazzate, piuttosto che si mettano con quegli altri. Questo è un'altra cosa che Lenin dice in questo periodo. Naturalmente poi l'interesse per i neonati soviet, che molti dei suoi compagni bolscevichi vedevano con perplessità, dato che non erano dominati dal partito. Lui dice: dobbiamo entrarci, dobbiamo stare al loro centro. Altra cosa che Lenin sosteneva, ahimè, era che un'insurrezione armata fosse per il momento prematura. Questa cosa era legata al fatto che lui diceva: guardate che noi dobbiamo, una rivoluzione riesce se l'esercito si schiera con noi. E questo infatti poi nel 17 succederà, ma nel 5 non è successo. Cioè, noi dobbiamo aspettare che tornino dal Giappone i reparti dell'esercito sconfitti e distrutte dalla guerra contro il Giappone, perché questi sono incazzati neri, se tornano saranno nostri alleati, ma se noi facciamo una rivoluzione, proviamo un'insurrezione armata adesso, senza che loro siano ancora tornati, abbiamo a che fare con le truppe fresche, che non hanno mai visto la guerra e che saranno fedeli allo zar, ci faranno un mazzo così, cosa che infatti è successa. Però Lenin diceva anche, non ce lo verranno a chiedere a noi quando cominciare l'insurrezione armata. Infatti, l'insurrezione scoppia a Mosca nel dicembre del 1905 e viene sconfitta. Tra l'altro, il nostro buon Corvo Nero Bauman era morto poco tempo prima, quando arriva l'amnistia, buttano fuori tutti i prigionieri dalla prigione di Mosca, lui esce subito, impugna una bandiera rossa e viene preso di mira da un sicario monarchico, c'è un corpo a corpo, Bauman era molto robusto, però questo monarchico, faceva parte di questi gruppi detti dei cento neri, che erano le squadracce, come da noi sarebbero stati i fascisti di poco dopo, le squadracce armate monarchiche. Questo prende un tubo di ferro, glielo dà in testa e lo ammazza. I funerali di Bauman, di Corvo Nero, saranno uno degli elementi scatenanti dell'insurrezione di Mosca. Morirà di lì a poco, purtroppo, anche Ivan Babushkin, come ho detto, eroicamente, portando un carico di armi. All'insurrezione di Mosca Lenin risponde con questa sua grande capacità operativa, cercando di mettere in sicurezza le strutture superstite del partito, e questo vuol dire una cosa fondamentalmente, sia ci vogliono finanziamenti, perché costa mettere in sicurezza quello che resta del partito, tornare in clandestinità, i covi, soldi per corrompere le guardie, passaporti falsi, un intero gruppo dirigente che deve tornare in esilio, non ci sono più i simpatizzanti ricchi di prima del 1905, quelli che davano i soldi a Krasin facendo i balli, non ci sono più, perché sono rimasti spaventati dalla rivoluzione. E quindi cosa ci vuole? Ci vuole un gruppo di combattenti armati. Nasce, sempre sotto la responsabilità di Krasin, il gruppo tecnico di combattimento. In russo l'acronimo è BTG, i cui membri devono procurarsi armi e smistarle in tutto il paese per garantire questa sorta di ritirata controllata. E qui Lenin mostra per la prima volta questa sua maestria in questa sorta di contabilità a partita doppia.
coppia, che diventa un po' il suo marchio di fabbrica, ossia esaurite le potenzialità di una configurazione, sottoporla a una sorta di abbattimento controllato che libera elementi da inserire in una nuova rete operativa, assieme a elementi nuovi tratti da altri sistemi che fino a quel momento erano rimasti marginali. Ed è anche il momento in cui l'ex attivista iscrista, che adesso l'attivista bolscevico, si mostra quanto è capace di cavelle, di diventare altro, di adattarsi caparbiamente. Prima era un pacifico diffusore di giornali, e adesso si trasforma in guerrigliero. E non di rado ci troviamo di fronte alle medesime persone, che sono maturate, indurite. Anche la letteratura che viene diffusa adesso è ben diversa. Per esempio, Lenin commissiona a un membro del partito esperto in azioni militari un vero e proprio manuale su come condurre la guerriglia urbana, in un contesto in cui c'è stata l'evoluzione delle mitragliatrici, l'artiglieria leggera che rende inutili le barricate ottocentesche. Deve nascere una nuova figura di guerrigliero. E tra l'altro seguono dei consigli empirici, di cui ne leggo una, su come rapinare un negozio di armi, perché naturalmente procurarsi armi è fondamentale. Dice questo libro: in nessun caso bisogna irrompere in massa, tutti quei luoghi sono dotati di griglie di ferro e coloro che vi si trovano sanno maneggiare bene le armi. È assai preferibile entrare in due col pretesto di un acquisto, poi far entrare altri due o tre, estrarre il revolver e dichiarare il personale in arresto. In caso di resistenza non c'è da esitare, bisogna uccidere. Attenzione, io non sto facendo un'apologia della lotta armata, sto parlando di quello che è successo lì in circostanze ben specifiche. Beh, la BTG, questo gruppo di cui ho parlato, recepisce il tutto alla lettera. Intanto organizzano un gruppo a parte detto dei chimici, costituito da esperti del ramo che operano sotto gli pseudonimi di Ellisse, Omega e Alfa. Uno di loro scriverà poi, dice: costruivamo bombe in un modo che se un chimico vero ci avesse visto sarebbe impazzito. Usano un modo involucro, barattoli di sardine, scatole di confetti, poi ci si mette Krasin e col suo consueto spirito imprenditoriale mette in piedi una fabbrica di giocattoli, soldatini di piombo, macchinine, che sotto copertura fabbrica involucri in ghisa per esplosivi. Probabilmente la preparazione dell'esplosivo è ancora più delicata, creano laboratori fotografici dove si produce esplosivo. A questo punto entra in gioco Erasm Kadomtsev, il capo guerrigliero degli Urali, con uno stage già piuttosto ricco alle spalle. Kadomtsev, che è una specie di sergente Hartman del bolscevismo, che missione a Pietroburgo, è entrato in contatto con questi che lavorano nelle fabbriche di giocattoli, dice: ma che state a perdere tempo in questo modo? È pieno, dappertutto, pieno di esplosivi. Perché non le andate a prendere? E dove, dicono i compagni di Pietroburgo? Ce l'è il governo zarista nelle sue fabbriche militari. E come facciamo? E Kadomtsev dice: adesso ve lo spiego io come si fa. E comincia a rifornirsi nelle fabbriche di armi zariste. Cominciano a girare talmente tante armi, talmente tante bombe, che un giorno un personaggio che molti di voi che hanno letto, per esempio, il romanzo di Wu Ming Proletkult conoscono già, il mitico Camus, Ter Petrosian, quando si presenta alla residenza segreta di Lenin tenendo sotto il braccio un oggetto voluminoso con sopra un panno, tutti pensano che sia una bomba, nessuno gli passa per la testa che non sia una bomba, e Camus dice: ma non sono mica un coglione, tira fuori il panno ed era un grosso melone che aveva portato per mangiarlo.
oltre a fare incetta di armi e preparare esplosivi, la BTG seleziona anche istruttori. E qui si distingue il già citato Kadomtsev, che ogni domenica mattina guida, che era un militare, tra l'altro di carriera, di una famiglia di militari, tutti rivoluzionari. Addirittura la madre dei fratelli Kadomtsev era una che teneva a casa esplosivi, verrà arrestata, ma le persone degli Urali sono un po' come i nostri sardi del soframonte, gente di cui bisogna stare attenti ad averci a che fare. Kadomtsev ogni domenica mattina guidava al fiume la propria brigata col pretesto di andare a una gita di pesca, naturalmente. Erano tutti lavoratori delle fabbriche, insegna loro come scavare trincee, erigere terrapieni, palizzate. Come ho detto, è un po' una sorta di sergente Hartman, e li motiva anche molto. Gli diceva, per esempio, seguenti cose come: a imparare come si spara bene non è quello che spara molte pallottole. E poi il nostro partito non si può permettere questi lussi, ma è quello che si è affezionato alla sua arma. Bisogna far sì che l'uomo si fonda col fucile ed esso con l'uomo, far sì che il fucile diventi una sorta di organo indispensabile. E in combattimento farete centro non perché avete sparato centinaia di colpi, ma perché avete il dominio del fucile, così come l'operaio lo ha della macchina. Ho citato più volte il sergente Hartman, non dico da che film viene, sono sicuro che molti di voi lo avranno riconosciuto. Tra l'altro, Kadomtsev, i propri a diventare anche degli esperti ninja, degli assassini, quando ci vuole, per esempio, a dare la caccia agli informatori, alle spie, ed era proprio il marchio di fabbrica delle sue brigate, far trovare la spia, l'informatore, l'infame, come lo chiamavano loro, con un buco solo in fronte, perché i miliziani non fanno cilecca e non sprecano le pallottole del partito. Sono cose che danno anche un po' dei brividi a pensarci. I bolscevichi, un po' perché il partito ne ha bisogno per tornare in segretezza, per ripiegare sui propri passi, si danno agli espropri, i famigerati exi. Expropriazia in russo, gli exi, che sono gestiti da un cosiddetto gruppo finanziario particolare, gestito, manco a dirlo, da Krasin insieme a Bogdanov e Lenin, che naturalmente questo gruppo agisce in stretto contatto con la BTG e altre bande alla periferia del partito, di cui naturalmente l'evento tutti voi conoscete, del 13 giugno di 1907, l'assalto armato alla carrozza della filiale della Banca di Stato a Tbilisi, guidata da Camus, molto vicino a Krasin, al giovane Stalin. Camus, che era un assassino particolarmente esperto e deciso nel portare e andava abbastanza per le spicce anche nei rapporti coi compagni. Per esempio, mi ricordo di aver letto una bolscevica caucasica che ricorda come stava discutendo con un menscevico riguardo alla questione agraria. Quindi, insomma, sì, una cosa importante, ma non proprio. E Camus le si avvicina, naturalmente le dice in georgiano, perché anche lei era caucasica, le dice, si intromette esclamando: ma perché ci stai a litigare tanto? Ma vuoi che te lo sgozzi? Te lo sgozzo se vuoi. Insomma, comunque, a parte questo, c'erano anche delle simpatiche missioni internazionali. I bolscevichi, figure che stanno crescendo, non a caso alcuni di loro diventeranno ministri del governo bolscevico dopo la rivoluzione, si danno al contrabbando internazionale di armi. C'è una storia, per esempio, bellissima legata a Litvinov, che ho già citato qualche volta, l'abbiamo visto come evaso dal carcere di Kiev, che a un certo punto, cioè, sviluppa una capacità proprio da 007 internazionale, riesce a farsi vendere dal governo danese 9 mitragliatrici leggere, una tonnellata di dinamite, millantando di essere un alto ufficiale dell'Ecuador. A
accompagnato da un bolscevico lettone che sapeva evidentemente lo spagnolo e che si spacciava per il console di questa repubblica latinoamericana. Le pallottole invece le compra sempre lui, sempre nello stesso giro, in una fabbrica austriaca dove si faceva passare per un grosso fabbricante di armi belga. Poi si trova in Germania per un altro acquisto, subito dopo, sta facendo la pincetta, e Litvinov, mentre prova le armi al poligono, si trova in compagnia di una commissione di ufficiali zaristi che erano venuti anche loro per comprare la fabbrica di armi, uno stock di fucili, e gli tocca farci amicizia, naturalmente parlando in francese, perché lui si faceva passare per belga, e dice: mi toccò farci amicizia per alcune ore, però in compenso mi dettero ottimi e autorevoli consigli sull'uso delle munizioni. Alla fine il futuro commissario sovietico riesce a imbarcare questo carico dalla Bulgaria su un battello acquistato a Fiume, facendo credere alle autorità bulgare che le armi sono destinate agli armeni di Turchia, quindi Bulgaria naturalmente, cioè i turchi. Naturalmente non si fidava per niente dell'equipaggio, che erano banditi ingaggiati a Odessa, e fa imbarcare a bordo Camus con la sua squadra di ragazzi. Purtroppo, per tenere buono l'equipaggio, purtroppo la nave viene spinta a riva dalla tempesta, e naturalmente i pescatori bulgari subito si fregano tutto il carico di armi. Come vedete, per tutti i mesi rivoluzionari il paese è percorso da corrieri che non trasportano più opuscoli o riviste, ma dinamite, addirittura dinamite appesa a chili interi sotto i vestiti. Uno non si può sedere, non si può addormentare, non può fare un passo falso, e poi la dinamite ha un odore aspro di mandorle amare, e quindi i corrieri di entrambi i sessi, quando devono stare in treno, si inzuppano di profumo, devono stare fuori sul balconcino del treno, anche se fa freddo, perché non si senta l'odore. Insomma, come capite, la Guardia Rossa nel 1917 non nasce da sotto terra. Ma direi che per oggi abbiamo detto abbastanza. Come vedete, io di Lenin ho parlato poco, non perché io penso che Lenin sia sì un grande teorico, un grande pratico rivoluzionario, ma sia soprattutto una sorta di minimo comun denominatore di un collettivo di persone che si plasma, cresce, passa diverse fasi, e a cui Lenin dà identità, dà voce, ma senza il quale, senza questo collettivo, lui semplicemente non ci sarebbe stato. Ogni frase di Lenin che noi leggiamo nei suoi libri, li vedete tutti alle mie spalle, color mattone alle mie spalle, sto lavorando alla sua biografia. Tutto ciò che noi leggiamo di lui, scritto da lui o di lui, semplicemente non sarebbe stato scritto senza questo continuo feedback, con questa cassa di risonanza umana fatta di straordinari attivisti. E però per stasera direi che è tutto. Possiamo passare, se ci sono domande, quante ne volete. Ci sono. Io intanto però ti do un'altra traduzione in napoletano. Quando la Krupskaya dice non fare il fanfarone, anche lì corrisponde a un motto rivoluzionario eterno che è chi s'atteggia non è buona. Quindi non ti fidare di chi fa lo sbruffone. È questo. Tante di queste cose potrebbero essere tradotte più che in italiano, perché poi queste erano tutte persone chiaramente di ceto popolare, si esprimevano in un russo substandard, dovrebbero semmai essere espresse in una lingua, diciamo, substandard, o comunque in un dialetto che potrebbe essere il napoletano, il toscano. Non si esprimevano in un russo libresco, chiaramente. Sì.
Senti, io ti passo alle domande. Vabbè, tu hai fatto un sacco di citazioni cinematografiche da Full Metal Jacket, appunto, a Carpenter, eccetera. Quindi ti faccio come prima domanda una domanda strana che è cinematografica. Chiedeva Alessia, cosa pensi, se l'hai visto, del film Il treno di Lenin e della rappresentazione che se ne fa di Lenin? Lei è perplessa, quindi chiedeva cosa ne pensavi tu. Non l'ho visto, non l'ho Fa visto, schifo, fa però cagare. Non l'ho forse visto. non l'ho Ah, non è. visto Ok. perché Nemmeno io. sinceramente i film che si fanno adesso sull'argomento No, mi ma sembra questo è abbastanza vecchio, stufo. Credo sia vecchio questo qua, credo sia degli anni Ottanta, almeno Alessia scriveva così, ma comunque mi sembra una cosa Non l'ho brutta, visto. brutta, brutta, dalle In immagini compenso, che una trecciata unica, vabbè. posso dire che il serial su Trotsky è una boiata pazzesca. Orribile, orribile, quella è veramente inguardabile. Su quello sono d'accordissimo. Allora ti giro un'altra, chiusa la parentesi cinematografica, però sono contenta di vedere che abbiamo più o meno gli stessi, diciamo, riferimenti. Chiusa la parentesi cinematografica, ti giro un po' di domande che hanno fatto. Allora, la prima è questa: se hai da consigliare qualche libro, qualche testo in cui si parla di questo. Quindi immagino che intendessero dire in cui si parla di queste biografie un po' secondarie. A me viene in mente appunto Camus, abbiamo scoperto che Camus non si dice Camus ma Camus, grande trauma di stasera, c'è Camus, Camò. l'uomo di Lenin, è l'unica che mi viene in mente. L'unica che mi viene in mente è quella lì. Però Tra non so. l'altro, il suo soprannome veniva dal fatto che, non essendo russo, parlava con un fortissimo accento georgiano, e quando c'è cioè la parola russa Camù, che vuol dire a chi, lui diceva Camò, Camò, un po' come per noi, amico, amico, compra accendino, Ah, no? ok, non lo Come, come, sapevo. come. E lo chiamavano Camò perché c'era questo accento molto buffo. Comunque è il nom de plume di uno dei compagni dell'OPG, poi ti dirò chi è, perché sennò si potrebbe pensare male che va a fare rapina, non le va a fare, semplicemente è il suo. E comunque purtroppo non ci sono, almeno che io sappia, in lingue occidentali delle buone biografie. Ce ne sono in russo, ma Guido, dai, cioè, sono in russo, ma che risposta è? Cioè, come dobbiamo fare? Quindi niente, ci freghiamo, ci leggiamo solo quella di Camò, l'uomo di Lenin, non ci abbiamo altro. finché i colleghi traducono solo le biografie delle contessine dell'Armata Bianca e non si dedicano a cose un tantino più interessanti, io però che ci posso fare? Sono tutto io il guardiano di mio fratello. Che possiamo fare? No, niente, no, vabbè, era per rispondere a questa domanda. Quindi niente, vi fregate, dovete sentire, diciamo, questi. Anzi, è una buona occasione, ce le facciamo raccontare a Guido. E ovviamente poi gli diciamo, ti prego, traducici le biografie di questi balordoni tremendi. E allora, l'altra domanda: che seguito avevano i bolscevichi al momento della rivoluzione? Nelle masse, Di che quale chi. rivoluzione? Di Nel quella del. 1910, credo si alludesse al 1917, non al 5. Ma sentite, i numeri non si sanno perché chiaramente era un partito semi-illegale. Era un partito ben all'inizio del 17, ben radicato nelle fabbriche, poco noto in provincia, nei luoghi non propriamente legati alle fabbriche. Però si sviluppa molto velocemente per l'attività di Lenin nel 17, che è una cosa di cui oggi chiaramente non abbiamo parlato, legato alla propaganda contro la guerra, le tesi d'aprile, e diventa da subito un attore fondamentale che non sarà mai maggioritario, perché poi quando ci saranno le elezioni alla Costituente, loro comunque avranno un risultato importante, ma non maggioritario. Lenin disse: vabbè, sentite, dietro a questi voti non ci sono i fucili, comunque tanto i socialrivoluzionari sono spaccati, la metà viene con noi, dai tutti a fanculo, la rivoluzione prosegue e scioglie la Costituente. Può piacere, può non piacere, è andata così. È andata così. Quindi diciamo, io credo che la domanda alludesse in qualche modo al loro seguito nelle masse, cioè alla loro capacità di indirizzare, di influenzare il processo rivoluzionario.
Mi sembra di capire che la risposta è sì e no, perché chiaramente era un partito in parte che si muoveva in clandestinità e che in qualche modo non riusciva in maniera diretta a influenzare del tutto in tutti i settori, in tutti i campi della vita ordinaria. Mi sembra di capire questo, quindi Decisamente, metà decisamente. e metà, diciamo. Allora, l'altra domanda. Si può dire che i contadini del 1905 avevano una mentalità diversa dal 1861 e quindi per questo Lenin cercava il loro appoggio? Oddio, non è che la mentalità fosse cambiata molto, poveri contadini erano tenuti in un'oppressione di miseria, atrocità, gli avevano dato pochissime terre, più che altro un po' c'era stato comunque il lavoro tenace di un'intera generazione di populisti che comunque l'hanno data al popolo a prezzo di grandissimi sacrifici, avevano comunque portato un barlume di coscienza politica. Uno. Secondo, il capitalismo, come avevamo detto l'altra volta, stava cominciando a penetrare nelle campagne, non erano più i villaggi sperduti, senza nessun legame col resto del mondo. Ogni mese arrivava l'acquirente di prodotti da vendere poi sui mercati e le donne analfabete che non erano mai uscite dal loro villaggio non lavoravano più i campi, producevano aghi, fili, tessuti, erano comunque sottoposte a uno sfruttamento protocapitalista particolarmente predatorio, legato anche a forme di sfruttamento paramafioso e con movimenti anche, vi ricordate, l'altra volta ne abbiamo parlato, queste zattere che si muovono per i fiumi con gente che annega, come i migranti oggi. E quindi erano campagne ancora legate a una tradizione caparbia, arcaica, che poi aveva anche aspetti rivoluzionari, perché la fame di terre nelle campagne, già nel 600, nel 700, aveva portato a delle rivolte contadine e da una parte cominciavano comunque a muoversi. Il vero cambiamento nelle campagne arriverà nel 17, quando ci sarà la leva di massa, perché lo zarismo non era gestito dagli imbecilli fino alla prima guerra mondiale. Ai contadini non veniva mai insegnato a sparare, non c'era leva obbligatoria. Uno su 100 veniva preso e trasformato in soldato e non tornava più al suo villaggio. Erano dei poveracci che quando si ribellavano lo facevano coi forconi e venivano massacrati. Nel 1914 il lozarismo è costretto a dargli un fucile in mano, a insegnargli a sparare e avremo un soldato contadino di massa che quando il fronte si squaglia tornano tutti in massa nelle proprie campagne col fucile per prendersi la Armati e terra. incazzati. Certo. E Lenin saprà cavalcare questo movimento che era in grande parte apolitico all'inizio, ma era socialmente molto radicale. Io approfitto di te, diciamo, di questa discussione, semplicemente per una puntualizzazione su una discussione che abbiamo fatto in un momento, diciamo, di formazione interna. Chiaramente, scusatemi la pedanteria, ovviamente lo dico per qualcuno che casomai non lo sa, 1861 è l'anno di abolizione della servitù della gleba, no? In Russia. E abolizione da parte dello zar. Credo che il punto, il problema, se ho ben inteso la domanda, è se in qualche modo l'abolizione della servitù della gleba automaticamente trasforma anche in termini di coscienza la componente contadina della Russia. Provo semplicemente Automaticamente no. a dire che non è organico e tutto il ragionamento che facevamo per una lettura comune della questione ebraica di Marx. Torniamo sempre allo stesso punto, il problema non è tanto se tu un diritto ce l'hai o non ce l'hai, ma anche la tua possibilità di agirlo e in qualche modo appunto di viverlo a 360 gradi, Ora non è che questi li hanno liberati e sono diventati proprietari terrieri o chissà cosa. no, assolutamente, gli hanno dato pochissime terre, cioè il dispositivo per la liberazione dei servi è una cosa molto complessa. Cioè, io però vorrei puntualizzare una cosa, è stato un momento molto importante perché fino al 1861 un essere umano poteva essere frustato, violentato, poteva essere costretto a fare cose che lui soggettivamente non voleva fare. Poteva essere vessato in ogni modo, al di là, cioè, della costrizione economica, cioè semplicemente questa era come un cane.
cioè nel 1861 i contadini questa cosa non la devono più subire per legge, nel senso che il padrone non poteva più scopare sua figlia in modo totalmente legale, diventava un crimine, lui diventava comunque un soggetto giuridico, un cittadino. Dopodiché gli danno poche terre e continua a morire di fame, però non è indifferente il fatto che una persona non possa essere frustata sulla pubblica piazza. Poi continuavano a frustarli lo stesso, in realtà, perché lo sappiamo anche noi, come per i neri americani aboliscono la schiavitù, lo stesso identico paragone. Il Ku Klux Klan esisteva anche in Russia, cioè esistevano forme di vessazione che però sono extra legali da quel momento in poi. E inizia un processo difficile, tragico, atrocità. Però il 1861, per quanto io per primo conosca bene tutte le mezze misure, il modo in cui è stato compiuto, ma è la stessa cosa che si può dire dell'Unità d'Italia. Cioè, il fatto che vengano eliminati dei vincoli odiosi legati a stati feudali di per sé non può essere considerato nulla. Anche con tutte le critiche che noi possiamo fare a un certo tipo di Unità d'Italia. Certo. Anche se mi hai parlato male del libro Cuore, l'ho letto tra le righe e questa cosa mi ha fatto molto risentire, perché a me piace molto. Perché lo odiano tutti il libro Cuore, a me piace molto. Anche perché... Guarda che nel libro Cuore comunque c'è un aspetto sociale. Poi dopo, il buon De Amicis parzialmente rinnegò le idee nazional-patriottiche. Il libro Cuore diventò socialista e la moglie... Gli faceva un culo così, diceva: tu, ma chi mi porti in casa sti socialisti di me? Ma io ti avevo preso che tu eri così tranquillo, lo scrivano fiorentino, cosa, e poi dopo mi diventi socialista. Esattamente. Addirittura la moglie lo accusava che il figlio si era suicidato perché lui portava in casa degli sfaccim socialisti. Dei socialisti atei e così. No, questa cosa non la dovrei leggere, però mi fa troppo ridere, te la leggo. Ci scrive un ragazzo che evidentemente è uno studente dell'Orientale: viva Lenin, viva Carpi, viva Viola Garofalo, dateci corsi di letteratura russa obbligatori a noi di MLC, che è un corso di laurea dell'Orientale. Mi faceva molto ridere, credo che sia una richiesta un po' in minoranza tra gli studenti. Esatto, non so se sarà accolta, vabbè, proveremo. Allora, vado a un'altra domanda, mi pare Marco lo chiedesse questo: come intervenivano Lenin e compagni negli scioperi prima del 1905? Come intervenivano? Intanto c'era un bel casino organizzarli, perché non c'era nessun tipo di organizzazione pubblica, era tutto illegale. Attraverso la sua rete di contatti all'interno delle fabbriche, Lenin e i suoi, naturalmente non solo lui, acquisivano la cosa difficile era anche mettere in contatto, fare rete fra i fra gli operai, perché gli operai non avevano nessuno strumento per mettersi in contatto ma non solo tra una fabbrica e l'altra, ma neanche fra un capannone e l'altro della stessa fabbrica, perché c'erano i sorveglianti che, se uscivi anche solo per pisciare, stavano a guardare cosa stavi facendo. La prima cosa era utilizzare gli operai che la sera andavano ai corsi di formazione per acquisire informazioni capillari su quello che succedeva in ogni reparto di ogni fabbrica e da una fabbrica all'altra. Poi, in genere, con un gruppo di operai illegalmente presi dalle varie fabbriche, si metteva insieme un volantino che recepiva tutte le varie informazioni, faceva un sunto e, a prezzo della galera e della Siberia, veniva diffuso nei vari capannoni. Si cercava di mettersi d'accordo su un possibile momento per fare lo sciopero, per prendere in contropiede il proprietario, ma naturalmente c'erano anche gli informatori della polizia, quindi insomma non è che a volte riusciva, a volte no. Quando riusciva, in genere, proprio questa è una cosa tra l'altro anche abbastanza buffa, proprio perché non c'era nessun tipo di dialettica sindacale, nessun tipo di garanzie,
il proprietario veniva preso alla sprovvista, non sapeva cosa fare, non aveva, neanche lui aveva dei canali, tipo la Confindustria, tipo dei giornalisti compiacenti, dei canali attraverso i quali farsi sentire. Ed era lo stesso proprietario, a meno di non mandare l'esercito a sparare, cosa che a volte succedeva, ma non era sempre così facile, perché poi lo sciopero non era, non facevano delle manifestazioni in piazza con le bandiere rosse, semplicemente non uscivano di casa. Cosa fai? Li vai a prendere di casa in casa? E quindi spesso il proprietario cedeva, ossia dava quelle richieste che venivano proposte in questi volantini. Ma è un'opera inizialmente solo economica, che solo piano piano diventa politica. Tra l'altro, questo è uno dei principali problemi per il primo Lenin, ossia combattere contro quei compagni che in buonissima fede ritenevano che l'unica necessità fosse quella strettamente economica. Comunque, più o meno avveniva in questo modo. Ogni volta, anche quando lo sciopero riusciva, questo voleva dire decine e decine di persone mandate in galera, mandate in Siberia, gente frustata, gente torturata, famiglie sul lastrico, perché se mandavano il capofamiglia in Siberia, in galera, la famiglia andava sul lastrico, morivano di fame. Cioè, noi non ci rendiamo conto. Cioè, oddio. I compagni dell'OPG non sono nati ieri e conoscono anche realtà diverse da quelle dell'aristocrazia operaia, sanno benissimo che questo succede anche oggi in tanti posti. Però diciamo che noi siamo abituati, c'è uno standard non proprio di quel genere. Allora, io a proposito di quello che dicevi tu, devo fare uno sconsigli per gli acquisti, perché tu giustamente dicevi già Lenin sapeva che il passaggio al socialismo non era un passaggio di carattere puramente economico, che le rivendicazioni non erano di carattere puramente economico, eccetera, eccetera. Perché? Perché mi hanno fatto, cioè me lo sono fatta solo sto pacco, mi sono comprata il libro nuovo di Nancy Fraser, che è una femminista, una teorica, eccetera, eccetera. A parte che costa 7,50 euro ed è 46 pagine, quindi già c'è una truffa di fondo. Questo però non è colpa sua, è colpa della casa editrice. E poi diciamo, la tesi di fondo è: se vogliamo ripensare al socialismo, non possiamo pensarlo in chiave puramente economica, e la sottile, neanche tanto stoccata, è a quel marxismo cosiddetto ortodosso che invece penserebbe al socialismo in questo senso. Ma secondo me nessuno mai ha pensato al socialismo, cioè forse qualcuno non svegliissimo, ma né Marx né Lenin né diciamo tutte queste grandi figure che poi le mani in pasta ce l'avevano e la realtà la conoscevano, hanno mai pensato alla transizione da capitalismo al socialismo, al passaggio rivoluzionario, come un passaggio che si giocasse unicamente sul piano e nella chiave dell'economico. Questo solo per il mio risentimento per aver comprato questo libro. Ne abbiamo parlato anche stasera, cioè certo ci sono le rivendicazioni economiche che sono il motore di tutto quanto, ma vanno declinate in termini politici attraverso l'organizzazione. Tu devi organizzare un soggetto rivoluzionario che diventa quasi antropologico. Io oggi è quello che cercavo di far vedere, come da tante soggettività diverse nasca un tipo umano. A un certo punto, quando cominci a leggere le biografie di questi rivoluzionari, non lo sai neanche più se non lo vai a guardare da che famiglia venissero, perché aderivano comunque a una prassi, a un modo di essere, a un'etica, a una mentalità che non si distingueva più. Poi certo, un Krasin che aveva studiato da ingegnere, ma probabilmente anche per motivi suoi personali, era un gran marpione e sapeva muoversi in determinati ambiti, ma questo lo fanno anche persone che vengono da ambiente operaio, o un Camus, per esempio. Camus era una sorta di Terminator della seconda serie, non della prima, Terminator buono, ma era uno che, cioè, era evidentemente uno a cui tagliare la gola a una persona non costava nulla. Probabilmente era anche un suo momento di enfasi, un suo drive, quello di buttarsi, ci godeva anche. Poi c'è anche la sensibilità di ognuno di noi. Ti faccio un'altra, allora c'è quest'altra domanda che parte. Beh, ti fanno ovviamente i complimenti per Russia 1917, che ho visto che qualcuno l'aveva già linkato, ma lo rilinco anch'io qua sotto. E ti fanno una domanda: stai attento che ho visto degli anarchici a me noti che ci stanno, che sono collegati e stanno commentando. Questa persona chiede come Lenin giudicava il movimento di Nestor Makhno in Ucraina.
qui si va in un periodo completamente diverso, completamente diverso. Cioè, il rapporto fra anarchismo e bolscevismo ha avuto tanti momenti diversi ed è stato anche visto in tanti modi differenti. Marx ha imparato da Bakunin, e probabilmente il bakunismo si è innestato in una sua capacità personale di saper cavalcare i moti spontanei, plebei, secondo logica che il marxismo classico non aveva mai insegnato, ma anche perché viveva in un paese dove questi moti, abbiamo parlato dei contadini prima, si verificavano ancora come in Europa occidentale, probabilmente succedeva un secolo prima. Lenin veniva spesso accusato di essere un cripto-anarchico, soprattutto poi nel periodo di Stato e Rivoluzione, quando lui dice noi dobbiamo abolire lo Stato è solo organo di oppressione di classe, l'unica differenza che abbiamo rispetto agli anarchici è che gli anarchici lo vogliono fare subito, noi prima vogliamo passare attraverso la dittatura del proletariato che ha bisogno di organismi perlomeno proto-statali, sul modello lui pensava allora della Comune di Parigi, dopodiché si abolisce tutto. Cosa pensava lui di Nestor Makhno? Era un periodo in cui c'era la guerra civile in pieno svolgimento, Lenin in quel periodo vedeva gli attori della guerra civile in chiave totalmente utilitaria, cioè, in base a quanto servivano o meno al suo progetto. Si è servito di Makhno in una certa Perdonami, misura. ma loro quando si incontrano? Si incontrano dopo il 17? Non credo che si siano mai incontrati, né avrebbero avuto la possibilità di farlo. Perché Makhno comunque era un bandolero ucraino e Lenin come faceva a incontrarsi con Makhno? Non è che i bolscevichi strumentalizzano Makhno, ci giocano, Makhno gioca con i bolscevichi, li strumentalizza contro i bianchi. È tutto un gioco a darsela a intendere per vedere chi l'avrebbe spuntata. Io penso che Makhno non avesse avuto la minima possibilità fin dall'inizio perché era un movimento molto radicato in determinate zone, che aveva le sue radici, il suo motivo di essere in un determinato contesto che però è molto locale, molto ristretto. Una rivoluzione, tra l'altro noi diciamo Makhno, però, e questo voglio dirlo anche proprio cioè a favore dei compagni anarchici che magari ci stanno sentendo, Makhno è uno, è quello che è passato alla storia, perché c'è tutta una storia di comandanti, venivano chiamati gli atamani, usando un vecchio termine, il capo cosacco, tradizionale, medievale, si chiamava Atamano, di Atamani, rivoluzionari, un po' comunisti, un po' anarchici, un po' bandoleros, che ci riporta un po' anche a una rivoluzione che ha tipologicamente anche degli aspetti forse un po' simili, che è quella messicana, che però non ha avuto poi uno sbocco comunista, o a certe cose che sono avvenute in Brasile, no? I cangaceiros, in certe società ancora pre-moderne si sviluppano certi tipi di rivoluzionario. Ce ne sono stati tanti, di cui Makhno è uno. È una cosa che viene abbastanza studiata ora come ora. Alcuni di loro poi hanno fatto il salto della quaglia. Che all'inizio erano tipologicamente del tutto simili a Makhno, hanno fatto il salto della quaglia, sono andati con i bolscevichi e sono diventati capi bolscevichi. Per esempio, c'è un grande e poi dopo assurto proprio agli onori anche della mitologia bolscevica, un comandante rosso, adesso non mi viene il nome, come si chiama? Pib, amico tuo. Chapaev, esattamente. Chapaev, che all'inizio era praticamente uno come Makhno, poi dopo però è passato organicamente con i bolscevichi e è diventato il prototipo del comandante rosso. Era un periodo di grande, era una sorta di caleidoscopio dove potevi trovarti da una parte, dall'altra. Quindi, ma
il mito di Macron. Io sono il primo a tributargli onori, certamente, però esattamente come sarei attento a mitizzare, come dire, creare una sorta di blindare alcuni comandanti bolscevichi della guerra civile, in un senso anche questi eroi anarchici, c'era una zona grigia da cui tutti poi sono usciti da una parte o dall'altra, il che non significa che Macron non fosse un sincero anarchico convinto, ci mancherebbe, lui poi ha vissuto una vita d'inferno, malato, febbricitante per anni, sfruttato nella Francia capitalista perché non poteva tornare, gli avrebbero fatto la pelle, chiaramente. Quindi non so se ho risposto ai compagni. Io ho scoperto che Macno è Macno e che Camo è Camo. Quindi ho scoperto, sono traumatizzata da queste cose. E no, come Cavour è Cavour. Piazza Cavour. Piazza Cavour, esatto, è il santo buono anche questo. Però questo attiene, diciamo, alla traduzione italiano-napoletano, diciamo, di alcuni luoghi della città. C'è l'ultima domanda, e secondo me è interessante perché ha a che fare sempre col discorso della comunicazione dei linguaggi, dell'entrare in connessione con le masse. Chiedono se la satira all'epoca fosse sviluppata. Quindi, intanto, se fra di loro scherzavano, quindi se questi russi scherzavano, sì, quelli sono degli imbriaci, scherzavano, bevono, scherzo. Ma se la satira era sviluppata, immagino che la domanda alluda a uno sviluppo, come dire, più ampio, non semplicemente che si facevano le battute fra di loro, ma non so se c'erano riviste satiriche, pubblicazioni, se era uno strumento in qualche modo, come è stato anche in alcune rivoluzioni, penso alla cosiddetta rivoluzione napoletana, uno strumento, come dire, di attacco al potere? Lo è stato, e come? Nel senso, c'era una censura pazzesca, quindi, però nel 1905 si sviluppano tutta una serie di riviste satiriche, poi nel 17 non ne parliamo. E per quanto riguarda il movimento socialista, loro si facevano anche molta satira tra di loro, per esempio quando dopo il secondo congresso nel 1903 Lenin viene messo in minoranza dai menscevichi e viene un po' tagliato fuori, in questo periodo fra il secondo congresso e l'inizio della rivoluzione del 5, la cosiddetta Spana, che sarebbe la ragazzaglia bolscevica, all'estero naturalmente, soprattutto in Svizzera, comincia a far girare delle caricature dei capi menscevichi, dove per esempio, tra cui c'era, ahimè, a quei tempi anche Trotsky, vengono rappresentati come dei soldatini di piombo, tutti sull'attenti, che rispondono agli ordini di questi vecchi barbogi socialisti moderati, no? Mentre invece Lenin era per l'appunto il capo atamano, viene rappresentato, a un certo punto prendono prigioniero Plekhanov, che era un po' questo anziano socialista, no? Ma insomma un po' tipo il nostro Turati, gli scoprono il sedere e lo frustano sul sedere con le verghe, insomma una satira anche molto di bocca buona, però no, la satira viene fatta, ma anche tra bolscevichi scherzavano, poi tutti questi nomignoli che si davano, ci mancherebbe, erano tutt'altro che bacchettoni, tutt'altro, ma zero che... proprio, anche perché facciamo una vita di merda tale che se non ci scherzi ogni tanto un po' sopra diventi pazzo. Questo dovrebbe valere per tutti i militanti a tutti i livelli, no, di prenderla un po' così anche a scherzare. Vabbè, Guido, io ti ringrazio, ricordo che il titolo della prossima puntata è un po' misterioso, casomai ce lo spieghi, cos'è rimettere insieme i cocci, me lo sono segnato da qualche parte, non lo trovo. Perché la rivoluzione del 5 finisce male. Dici tu, dopo le mazzate come si fa? Gli fanno un mazzo così, quindi devono scappare tutti all'estero, per un po' se la cavano con questo spontaneismo, le espropriazioni così, ma cioè, noi si trovano tutti all'estero e sembra che sia finita. Lenin dice, sentite, vediamo, cerchiamo di rimettere un po' insieme le cose. Dopodiché, quando hanno cominciato a riorganizzarsi, scoppia la prima guerra mondiale, l'internazionale socialista se ne va a puttane, tutti dicono, madonna, è finita, è la fine del mondo che abbiamo conosciuto, e Lenin dice, ma insomma, cerchiamo di interrogarci su come trasformare un problema in un'opportunità, vediamo il passo successivo che dobbiamo fare. Quanto mi fanno incazzare quelli che dicono così a me, però. Che a me piace un po' lamentarmi, però ci vuole nello spirito rivoluzionario questa attitudine.
Mi sa di sì. Il problema è che noi lo identifichiamo in genere con l'opportunismo, con tipo, che ne so, con la Bellanova che dice trasformiamo i clandestini per 6 mesi finché ci servono, finché ci Poi servono, vaffanculo. sfruttiamo illegalmente e poi vaffanculo. Ma naturalmente Lenin non intendeva No, assolutamente ma questo. io in realtà mi riferivo a personaggi molto più prossimi della Bellanova. Ci sono alcuni compagni che ogni volta che uno di noi prova a lamentarsi dicono: no, ma guarda che questo momento critico è un'occasione, dobbiamo sfruttarlo. E ci sono alcune, c'è una netta separazione di genere in questo, alcune di noi che si incazzano di questo tipo di ragionamento, che dico, vabbè, però facci lamentare 10 minuti, poi dopo ci riprendiamo. Invece avevano evidentemente ragione loro, all'epoca come oggi. Devo Comunque dire che questa parte, questa Lenin terza era uno parte che è importante. Lenin si lamentava solo in privato, si lamentava molto, gli pesava tantissimo, per esempio, il mondo dell'emigrazione, di queste conventicole, campaniliste, proprio il settarismo micragnoso, fatto anche di pettegolezzi, di cose. Era una cosa che lo faceva impazzire. Per quanto sapesse anche sfruttarlo quando si trattava di fare politica all'esterno, però nel privato era una cosa che diceva: Madonna, ragazzi, abbiamo dedicato la vita a questa roba qua e guardate, facciamo proprio la figura degli stronzi. Siete una banda Però di lui musicali. distingueva molto cioè l'aspetto pubblico da quello privato. Vabbè, comunque, insomma, sta terza parte è la più importante perché il tema è la traduzione del tema è come riprendersi dopo le mazzate. Quindi credo che sia oggettivamente quella che in questo momento storico è più, come dire, necessaria e urgente di tutte le altre. Anche se secondo me i compagni si sono fomentati molto di più questa sera. E vabbè, sì, perché stasera è il casino, stasera è il momento del casino, la prossima è il momento della faticaccia. Vabbè, ce le facciamo piacere tutte perché sono tutti momenti che nel piccolo, nella vita di ogni attivista in qualche modo ci sono. Quindi, e soprattutto questa diaspora fisica che loro vivevano assomiglia in qualche modo, con tutte le dovute ovviamente proporzioni, alla diaspora non del tutto fisica, ma legata, come dire, ai dispositivi di distanziamento sociale che noi stiamo vivendo adesso, per cui ci dobbiamo in qualche modo reinventare la militanza, reinventare l'attivismo laddove ci sono condizioni differenti nei rapporti, nella possibilità di spostarsi, di muoversi, di fare le attività sociali, di fare attività politica, i cortei, eccetera. Quindi è tutto, come dire, è tutto anche una sfida, oltre che di pazienza, di ingegno e di fantasia, provare a trasformare cose. Non E c'è poi nulla di soprattutto, perfetto. con questa crisi economica che sta arrivando anche una tale capacità di ricatto nei confronti dell'esercito proletario di riserva, la depressione proprio dei diritti dei lavoratori, che secondo me poi alla fine non è tanto lontano da situazioni certamente diverse, ma forse senza episodi di repressione politica così smaccati, ma forse pure peggio perché almeno nel 1906 in Russia era chiarissimo cosa stava succedendo, poteva piacere, poteva non piacere, ma lo vedevi, mentre adesso invece si parla di tornare al mare, di andare a fare il bagno e ci sono masse intere di persone che se lo stanno andando a prendere nel culo. Diciamo che la parte oggettiva c'è, il piano oggettivo ce l'abbiamo, ci dobbiamo mettere noi il soggettivo della trasformazione, lì è un pochino più problematico. Vabbè, noi ci vediamo allora la settimana prossima con questa, diciamo, con questa ultima parte su Lenin giovane, no? Se vogliamo, quest'ultima parte su Lenin Fine della prima pre-rivoluzionario, serie. fine della prima stagione. Fine della prima stagione che a me piace mettere in parallelo con Breaking Bad, perché secondo me c'è qualcosa di. Io non posso parlare, Guido, perché tu non l'hai finita di vedere, ma io questo paragone, fossi in te, non ci insisterei. Vabbè. Grazie, Guido, grazie mille. Va Ci vediamo bene. venerdì prossimo. Un Ciao abbraccio. Viola, buona serata a Ciao, ciao, ciao. tutti i compagni.